tutti ragazzi e bentornati. Oggi finalmente parliamo dei miei regali di compleanno. In realtà il mio compleanno è stato il mese scorso, però siccome c'erano alcuni regalini che dovevano ancora arrivarmi, ho aspettato perché insomma mi faceva piacere farveli vedere. È la prima volta che faccio il video sui miei regali di compleanno e quindi quest'anno ho detto vabbè, perché no, insomma, magari a qualcuno non frega niente, a qualcuno invece fa piacere vedere cosa ho ricevuto quest'anno in regalo. Vi dirò, non sono né tanti né pochi, però sono regali che mi sono piaciuti veramente, parte perché li ho scelti io personalmente e parte perché mi sono stati regalati, ma assolutamente rispecchiando quello che è il mio gusto, quindi sono veramente felice di questi regalini. Quindi il primo che vi faccio vedere è una camicetta che è veramente deliziosa, che naturalmente mi sono dimenticata di allacciare. Quindi la prima che vi faccio vedere è questa, è una camicetta assolutamente bellissima, cioè io la adoro. È una di quelle camicette color senape, il colore che va tantissimo quest'anno. Ha la particolarità di avere le maniche così un pochino a sbuffo e fatte, sembrano plissettate, il resto della camicia invece è liscia, e poi aveva abbinata anche questa collanina. È della marca Rinascimento ed è un marchio made in Italy, quindi a me piace un sacco. Quando l'ho vista ho pensato subito all'abbinamento con pantaloni neri, scarpe nere e una borsetta di questo stesso colore, che mi dovrò andare a procurare naturalmente perché in questo momento non ce l'ho, però sapete, una borsettina low cost di questo colore credo che la troverò abbastanza facilmente, visto che è il colore dell'anno. Quindi questa è assolutamente top. Poi altra camicetta, questa invece l'ho ordinata io, praticamente mi è arrivato un bel buono regalo da spendere su Zalando, proprio una cartina di quelle, un buono, si chiama così, un buono da spendere su Zalando. E quindi io naturalmente tra quello e altri un po' di soldini insomma che mi hanno regalato in famiglia, Zesistrina, già come si chiamano qua in Sardegna, ho pensato bene di andare a fare follie. Quindi prima di tutto avevo voglia di una camicetta, però tipo quella lì che avete visto prima. Io non utilizzo camicie quelle classiche con i bottoni davanti, mi danno fastidio, anche perché qualunque taglia sia, anche se è molto abbondante, mi si aprono le asole davanti e quindi mi fanno un effetto osceno. Quindi io preferisco mille volte utilizzare delle camicette che siano come delle tuniche chiuse davanti, però che non mi stiano neanche strette. Io odio le cose aderenti, anche perché non ho una fisicità che mi permette di mettere cose aderenti, quindi preferisco una cosa che sia un pochino più morbida, in modo che camuffi leggermente le rotondità. E quindi sono andata a cercare una camicetta rossa, ma non un rosso qualunque, mi serviva un punto di rosso che fosse esattamente questo. Quando è arrivata, infatti, ero contentissima. Questa è in viscosa, mi pare. Aspettate. È un tessuto strano, perché vi dico la verità, quando l'ho provata, l'ho rimessa dentro la bustina, era completamente stropicciata. L'ho appesa ieri sera e si è praticamente stirata da sola. Ha questo effetto che sembra fatto a righine, ed è un effetto suo naturale, quindi penso anche che quando andrò a lavarla la metto direttamente sull'attaccapanni e non avrò neanche bisogno di stirarla. Non riesco a capire che tessuto sia, mentre quella che vi ho fatto vedere prima era poliestere ed era made in Italy, questa invece è made in India ed è la Caffè. Ed è che cosa però? Mi dici il tessuto per favore? 100% viscosa, infatti immaginavo, al tatto è morbidissima, quella viscosa, essendo un tessuto naturale, non fa neanche sudare. Da abbinare con quella camicetta naturalmente non potevano mancare un paio di scarpine rosse.
anche perché anche quella l'ho immaginata o con un pantalone nero e le scarpe rosse, o con un jeans che fosse nero, oppure che fosse di lavaggio scuro, quindi blu scuro, però comunque abbinato con le scarpine rosse, e la mia scelta è ricaduta su queste. Queste qua naturalmente non le ho ancora usate, sono fatte in Spagna e sono della marca Zigny. Zigny vende tantissime cose su Zalando, diceva che queste erano in vera pelle. Io non so se la parte di fuori, quella lucida, sia in vera pelle, però la parte di dentro assolutamente sì, quindi la soletta e la parte interna profumano in pelle, nonostante c'è l'adesivo qua, però non c'è scritto da nessuna parte che è vera pelle. Comunque il profumo è quello, ragazzi. Sono bellissime e sono anche abbastanza comode per essere un paio di scarpe in vernice, che notoriamente rimangono abbastanza rigide. Poi un altro capo di vestiario che mi è stato regalato, invece ce l'ho ancora nella bustina, adesso poi andrò a lavare tutto in modo che posso iniziare anche a utilizzarlo, è un foulard. È anche abbastanza esilarante questa cosa, perché io vendo i foulard, però si vede che la persona che me l'ha regalato non se n'è ancora accorta. Però vi dico la verità, è bello grande, è morbido, è un colore che non avevo, quindi l'ho gradito comunque tantissimo. Anche questo ho comprato in un negozio qua di Orosei, marca Vesto Pazzo. Molto molto bello anche questo è molto molto morbido come tessuto, assolutamente non punge, a differenza di tantissime cose che provo e che, mamma mia, rabbrividisco. Io non so se sono allergica a un determinato tipo di tessuti, comunque ci sono alcune cose che, come metto qua a fianco alla faccia, mi si sollevano anche i peli praticamente. Poi, potevano mancare un altro paio di scarpe? Assolutamente no, queste le ho addocchiate, mi sono piaciute un sacco, sono del marchio Anna Field, che invece è un marchio tedesco, che fa che vende cose low cost, quindi cose molto a buon prezzo. La qualità a me piace, nel senso che io ho scarpe di Anna Field comprate 8 anni fa circa e sono ancora perfette, così come ci sono stati altri modellini di scarpe invece, magari quelle che avevo preso, tipo le Superga fatte quelle basse, di vari colori, erano scomodissime e al lavaggio invece si sono un po' rovinate, però vi dico la verità che hai finito di fischiare? C'è un uccellino malefico che mi sta fischiando nelle orecchie. Io devo girare con la finestra aperta perché c'è caldo. Niente, non ne vuole sapere di smetterla. Comunque, a me sinceramente piace molto. Io mi sono innamorata di questo paio di stivaletti che sono blu. Si vede, sì, si vede decisamente. Questi qua li ho presi perché ne avevo un altro paio simili, sempre di Anna Field, tagliati un po' più bassi, così, tagliati più o meno così alla caviglia, neri, e sono proprio quelli che ho da circa 8 anni, mi pare che questo sia l'ottavo inverno che fanno, e come vi dicevo sono ancora perfetti. Quindi quando ho visto questi blu, che è un colore che io praticamente di scarpe non avevo, ho deciso di prenderli, perché li ho pensati sia con tutti i vestitini che ho sui toni del blu, che non sapevo mai con che scarpe abbinare, sia con dei semplicissimi jeans, anche per semplicemente per uscire a fare una passeggiata la domenica pomeriggio, piuttosto che andare a berci qualcosa al bar, insomma niente di particolarmente impegnativo. Come vedete il tacco non è altissimo, è molto comodo, vi dico la verità.
Le ho provate dopo un altro paio di scarpe che vi faccio vedere e sembrava di essere quelle scarpe da ginnastica per come sono comodi, quindi anche questi super azzeccati. Io adesso anche questi li ho presi su Zalando, non mi ricordo il prezzo perché avendoli scelti io i prezzi li ho visti, però mi pare che non superassero i 30 euro. Penso che siano 29,90, una cosa del genere. Comunque, io non so che genere di acquisti facciate voi, ma io con il marchio di Anna Field mi trovo benissimo, sia con le scarpe che con il vestiario. Ho diverse cose e mi trovo, come vi dicevo, davvero bene. Poi, ultima cosa che ho scelto sempre da quel buono regalo mastodontico su Zalando, è una borsettina. Io le borse le vendo, ve le ho fatte vedere un sacco di volte, però fra tutte le borse che mi sono arrivate e tra quelle che ho visto dai miei fornitori, non ne ho trovato una nera, semplice, della forma giusta, del modello giusto, che mi potesse piacere o che comunque soddisfacesse le mie esigenze. Quindi sono dovuta andare a cercarla altrove, naturalmente, e se non ce l'avevano, non ce l'avevano. La mia scelta è ricaduta su questa qui, che è della Desigual. Non l'ho presa perché era Desigual, l'ho presa perché era esattamente il modello che serviva a me. Allora, a me serviva una borsa tracolla, con la tracolla che io potessi appendere e non pensarci più, avendo due bambine, spesso dovendogli dare le mani a tutte e due quando siamo in strada. Mi serviva nera, semplice, senza troppi fronzoli, che non fosse né troppo grande e né troppo piccola, che non avesse manici ingombranti, insomma, questo modello qua, ragazzi. Da una parte è fatta così, con questi disegni tipici della Desigual, e poi dall'altra parte invece ha la cernierina e anche una taschina qua col bottone. Aveva due tracolle. Sì, aveva due tracolle, questa è quella che gli ho montato, poi ce n'era una che era invece di materiale tipo tessuto sbrillantinato, sbrilluccicante, lurex, tipo lurex, quella l'ho messa via perché non era di mio gusto, quindi niente, questa la sfrutterò tantissimo, credo che sarà la mia borsetta per tutto l'inverno. Adesso andrò a buttarci dentro tutte le mie robacce e inizierò a sfruttarla al massimo. È molto morbida, nonostante sia non sia in pelle ed è coppelle, però insomma speriamo mi duri abbastanza. Non l'ho neanche pagata tantissimo. Siamo arrivati quasi alla fine e alla parte più succulenta più succulenta di tutto di tutto l'affare regali. Sì, perché quest'anno mio marito si è dato alle pazze gioie. Mi ha comprato due cose. Una mi serviva ed era aspettata, nel senso sapevo che me l'avrebbe comprato e quindi sono stata felicissima di riceverlo, anche perché quello vecchio ormai era arrivato alla frutta. Eccolo qua, questo è il mio nuovo cellulare. Finalmente, è un Samsung S7 a cui ho messo subito immediatamente una custodia assolutamente super fashion. È ipnotizzante questa cosa. Sarà che io adoro le palle di neve, quelle che agitano la neve va in giro. Quando ho visto questa custodia l'ho ordinata subito perché, a parte, non volevo che si guastasse il telefono, quindi in 2 giorni ce l'ho avuto a casa, ma poi ne volevo una che mi proteggesse i bordini qua davanti, perché purtroppo i miei telefoni spesso fanno i capitomboli in terra e l'altro si era proprio tutto sbeccato intorno. E allora io, per evitare questa cosa, gli ho ordinato subito sia la custodia di dietro che la pellicola da mettere invece davanti al vetro, che non ho ancora avuto 5 minuti per mettere, quindi appena riuscirò a trovare il tempo metterò anche quella. Perché una delle cose che mi danno più fastidio è avere il vetro rigato, e questo succede quando ad esempio si butta il telefono dentro la borsa e va a grattare contro le chiavi, contro la cerniera del portafoglio, insomma, in mille modi può succedere, quindi preferisco proteggerla e avere il telefono praticamente nuovo per un bel po' di tempo. Dulcis in fundo, la cosa più bella e anche quella un po' più prestigiosa l'ho lasciata alla fine.
È un regalo assolutamente graditissimo, che mio marito mi ha fatto col cuore, ed è una cosa che di cui mi ha sentito parlare in uno dei miei video. Ve lo lascio qua da qualche parte, così sapete da dove ha preso lo spunto, e sono loro. Allora, in realtà non erano queste le originali. Lui me ne aveva preso un altro paio, però purtroppo avevano una forma che mi faceva male al piede, non andavano proprio bene, e quindi le abbiamo sostituite con queste altre, che invece sono praticamente perfette. Eccole qua, queste sono le Blade di Casadei. Blade è la spada e questo è il tacco da cui prendono il nome. Che dire, ragazzi, sono bellissime. Sono in vera pelle, sotto sono in vero cuoio, hanno un profumo buonissimo, e sono stupende. Sono naturalmente delle scarpe non per andare a fare la spesa, neanche per andare a pagare il bollettino alla posta, però diciamo che nelle occasioni molto particolari si possono portare. Non è facilissimo camminarci perché effettivamente sono molto alte, però ci si abitua. Diciamo che ci si abitua, sono super felice, mi piacciono da morire, ragazzi. Secondo me sono straordinarie. Poi la perfezione di questo tacco è una roba pazzesca. Vabbè, per chi non è un amante delle scarpe non capirà questo mio entusiasmo, però noi donne tra borse e scarpe ci capiamo. Le Blade le abbiamo acquistate, le ha acquistate quel santo uomo di mio marito, amore mio, e me le ha ordinate in un sito che si chiama Ginevra Calzature. Non è un video in collaborazione, anche se vi sto nominando tutti i vari marchi e le varie cose, non è un video in collaborazione. Queste sono tutte cose che ho acquistato io direttamente, oppure mi sono state regalate da altre persone, ma persone che io conosco, non dalle aziende. Quindi vi dicevo, le ho ordinate in questo sito che si chiama Ginevra Calzature. È un sito molto affidabile. Non lo conoscevamo, effettivamente è il primo ordine che facciamo. Ci è stato consigliato, io lo conoscevo perché ero entrata diverse volte a vedere le offerte che ci sono, consigliato da Sara Maglia, che ha un canale YouTube di cui vi lascio il link qua sotto. Lei è una blogger, una YouTuber che ha un blog di scarpe, quindi insomma di queste cose se ne intende. Quindi io mi sono fidata, insomma. Sono andata a vedere questo sito. Gian Giacomo ha visto che io ero entrata in questo sito, quindi è andato a colpo sicuro a beccare le Blade. Ginevra Calzature vende marchi di lusso, scarpe, borse e altri accessori, a prezzi ragionevoli, ragionevolissimi. Ci sono anche molto spesso delle offerte su ad esempio delle scarpe che sono state utilizzate durante una sfilata, quindi non possono più essere vendute come nuove, vengono vendute in questo specie di outlet, perché credo che sia una sorta di outlet. Quindi se hanno le scarpe, ad esempio, non hanno nessun difetto visibile, ma hanno la suola leggermente segnata, le vendono comunque a prezzo di outlet, quindi voi le andate a pagare anche con sconti del 50%, cosa che a me sinceramente non disturba minimamente, perché voglio dire, dopo una volta che le metto anche solo per uscire fuori a mangiare una pizza, andare al ristorante piuttosto che fare qualsiasi altra cosa, con le scarpe la suola ce l'avranno già segnata, quindi anche se arrivano già con qualche piccolo difetto sotto, a me che me frega. E quindi niente, io ve lo straconsiglio, è un sito molto affidabile. Oltretutto si sono dimostrati anche molto molto seri, perché quando abbiamo richiesto il cambio per fare il reso delle scarpe che erano arrivate e che mi facevano male i piedi, loro come politica di reso avevano un termine di, mi pare che sia 10 giorni, 10 o 12 giorni. Il momento in cui ho aperto le scarpe mi sono resa conto che non andavano bene e ne erano già passati 20, quindi noi abbiamo provato a telefonare per vedere se facevano
questo grande piacere, insomma, di renderle, di sostituirle comunque, e hanno accettato senza batter ciglio. Quindi veramente, ragazzi, il top. E quindi niente, ve lo volevo semplicemente indicare, nominare, perché con noi si sono comportati veramente bene. Sarà l'ultimo dei miei stupendi, stupendissimi e stupendevoli regali di compleanno. Io sono molto felice di aver ricevuto tutte queste cose e niente, spero di avervi fatto compagnia per un po', ragazzi. Io vi mando un grande bacio, ci vediamo alla prossima. Ciao!